Salve a tutti in Davio e bentornati in Mega Man Zero / ZX Legacy Collection. Allora, no, non voglio mettere. Allora, nello scorso episodio, nello scorso video avevamo finito Mega Man X7 e ora è il momento di passare a qualcosa di molto migliore. Molto migliore. Sì. Mega Man Zero 2. Capcom, hanno continuato a togliere Integrates dall'inizio. Capcom, non fare scherzi, Integrates veramente non se lo merita di essere tolta dai credits. Spero che sia solo per qualche ragione che non ha a che fare con semplice togliere persone dai credits a caso, Veramente indegna qualcosa. Allora, iniziamo subito. Allora, è passato un anno da quando Zero ha scelto di prendere un percorso diverso da Ciel. Lui combatte ancora contro Neo Arcadia, ma queste battaglie hanno perso significato per lui. Zero sa che per trovare il suo scopo dovrebbe trovare Ciel e la Resistenza, e i soldati della Resistenza. Quindi Zero per un anno è stato nel deserto, perché lì era finito Zero 1. E arrivano i soldati. Via il mantello. Ammiratelo. Queste immagini sempre rimasterizzate, Andiamo. Sì, andiamo a modificare i controlli. Allora, come al solito, R1. X L1 quadrato. Bene, è tutto giusto. Come vedete, Zero ha ancora il colpo caricato, ha ancora la Z Saber. La schermata è praticamente una versione rovinata di quella di Zero 1. Vedete delle interferenze, vedete che la schermata di Saber il suo non è accessibile. Siamo un guerriero, apparentemente abbiamo 0 cristalli grado F. Allora, Zero ha ancora tutte le tecniche che aveva all'inizio di Zero 1, vedete che c'è ancora il sistema delle stelle, però sono state ridotte. Il Buster Shot prima aveva 4 stelle, adesso ce n'è 3, la Zeta Saber prima ne aveva 7 e ora ne ha 5. Questo è perché ci sono diverse tecniche delle armi che non sono più accessibili tramite le stelle, e poi vedrete come sono accessibili. Per adesso andiamo avanti. Vedete anche che adesso vediamo il cyberetto che prendiamo quando lo prendiamo. Qui abbiamo un boss estremamente facile. Quando vedete che si attivano i cannoni di destra, dovrete allontanarvi. Quando si attivano quelli di sinistra, dovrete avvicinarvi. Facile. Di nuovo lo stesso ogni boss, solo con il vuoto in mezzo. Lo rende un pochettino più difficile, ma non di molto. Premetto che io ho già giocato a questo gioco 3 volte più o meno. L'ultima volta è stata una partita al 100% in cui ho preso tutte le forme e tutte le abilità X. Cercherò di farlo anche qui per prendere tutte le forme e tutte le abilità X, però bisogna seguire un percorso molto specifico e anche tutti i Cyberet. Quindi seguite questa guida per se volete sapere come ottenerli nel modo più semplice possibile, credo. Per me è stato il modo più comodo. Allora, perché qua abbiamo un Cyberet e un altro Cyberet. Il
qua abbiamo una trappola. E di qua abbiamo invece il boss. Che distrugge tutti i Vampire Hunter. Allora, questo boss si dovrebbe chiamare Mega Scorpia. Io non lo so. È facile, come ci si aspetterebbe da un primo boss. Il suo attacco della chela è probabilmente il più difficile da evitare. Bisogna fare un salto abbastanza preciso sopra di essa, ma niente di che. Per evitare il suo coniglione, la sua coda, bisogna allontanarsi e mettersi sul bordo dello schermo. E abbiamo finito. Una cosa che mi piace molto di questo gioco è che hanno spostato lo schermo dei risultati qui, anziché alla fine. 93 punti, grado A, Supreme Gunman, pistolero supremo. E questo è ottimo perché il grado viene calcolato non sui punti che otteniamo alla fine del livello, ma sui punti di media che abbiamo ottenuto alla fine di tutti i livelli. Per ottenere un grado A noi dobbiamo mantenerci tra gli 88, no, tra gli 86 e i 95 punti di media. Dai 96 in poi si va al grado S, anche quello ci va bene, però dobbiamo mantenerci sopra agli 86 punti di media per ottenere tutte le abilità X, almeno fino a una certa missione. E chi si presenta a noi? Arpuia, cavalcando Aztec Falcon. Tocco di classe. E ci spostiamo ora alla New Resistance Base, la nuova base della resistenza. Che come vedete è molto più futuristica e più moderna. Non so se non, vabbè. Comunque è messa molto meglio di quella che era nello scorso gioco, perché ovviamente la resistenza non è più in grave pericolo come era appunto in Zero Uno. E abbiamo il nuovo comandante, questo Reploide e il Pizzo. No, non è imparentato con Ciel, non so perché si vestono uguali praticamente. Guardate, sono gli stessi colori. Allora, quello che il Pizzo vuole fare è un attacco frontale contro Neo Arcadia. Lo vedrete poi. Però adesso, dopo un anno, finalmente trovano Zero. Notate che qui ci sono i vecchi soldati della Resistenza, mentre quelli nuovi hanno un aspetto molto più militare.
e Zero si sveglia. Inoltre, come avrete visto dal livello introduttivo, la maggior parte delle nostre armi erano rotte e quindi ho deciso di aggiustarle e di crearne una nuova. Cosa che vedrete tra poco. Prima di tutto vorrei farvi notare alcune cose. 1. Il nuovo schermo, il nuovo menu, ammirate, che bello! Allora, abbiamo qui sempre le solite cose, le diverse armi, il tasto per scappare, però la cosa più importante è questa, form e ex skill. Allora, cosa sono queste? Le vedrete più avanti nell'episodio. Qui abbiamo pure la schermata dei tasti che è cambiata, qui abbiamo la lista di Cyberelf. Cyberelf che in questo gioco sono molto migliorati, anche questo lo vedrete dopo. Che altro dire, i comandi sono sempre gli stessi di Zero 1, continuiamo a non avere la combo. Quello che dobbiamo fare adesso è andare qui dove possiamo vedere il nostro nuovo comandante e il Pizzo. Tra l'altro noto solo adesso che hanno cambiato leggermente la colonna sonora. Credo che questa sia la versione rimasterizzata che viene da Mega Zero All Action sul DS, perché sono sicuro che la versione originale di questa canzone non aveva questa batteria. Allora, andiamo per prima cosa da Servo. Non ho bisogno di istruzioni perché oramai la so usare quest'arma, però questa è la Chain Rod. Come vedete è una catena che ci permette di attaccarci ai muri e fare avanti e indietro con una quantità di accelerazione, devo dire che è inferiore a quanto vorrei. Però poi possiamo saltare via, possiamo anche attaccarci in diagonale e in quel caso abbiamo accelerazione. Preparatevi ad utilizzare quest'arma molto, possiamo tirare oggetti a noi e questo lo vedrete tra poco. Lo shield boomerang invece è uguale a com'era. Noi lo possiamo caricare e lanciare, nulla di che, però anche quello lo useremo poi per il discorso delle forme. Una cosa che vorrei dire riguardo alle armi di questo gioco che io non sapevo prima di qualche giorno fa è che tutte le armi in realtà sono basate sulla Z-Saber, perché il Buster Shot era la pistola di Milan, un reploide della resistenza che morì durante la missione per salvare Zero, però noi non lo potevamo caricare all'epoca perché il Buster Shot che abbiamo adesso è quella pistola con la Z-Saber inserita come una cella di energia. La Z-Saber è l'unica arma in grado di caricare i colpi perché è basata su una tecnologia particolare
basata sul Mega Buster di Mega Man classico. E anche la Triple Rod in realtà è solo la Tera Saber con una modifica che permette di estendere il manico. E anche la Chain Rod è la Tera Saber con una modifica che cambia la lama in una catena di energia. E lo Shield Boomerang, per finire, e questo veramente non avevo idea che fosse possibile, è Zero che si attacca alla Zeta Saber sull'avambraccio, la Zeta Saber attiva la lama e poi si mette a girare creando uno scudo. Pensate un po' in T-Grates che si è andato ad inventare una serie di armi tutte basate sulla stessa. Qui Ciel ci spiega che lei vuole creare un nuovo metodo per creare energia, perché la crisi energetica di Neo Arcadia è una delle ragioni principali per cui la guerra è iniziata. Ed il Pigeon non crede che questo sia possibile. Come al solito, Cell ci permette di salvare i dati. Il suo sistema è basato sui Cyber Elf. Ok. Iniziamo tra poco, eh. Lo so, ci sono molte cose da dire. Allora, qui il Pizzo descrive l'operazione Righteous Strike, l'operazione colpo legittimo. Chiamiamola così. Appunto, come dicevo prima, un attacco frontale contro Neo Arcadia grazie all'assenza di Copy X. Allora, voi non andate subito alla prima missione, andate a salvare, perché come ho già detto questo gioco richiede un grado alto, quindi voi siete praticamente, cioè dovreste assolutamente salvare ogni volta che finite una missione. Qui chiediamo a Cell di parlarci dei Cyber Elf, che ci permetterà poi di accedere alla schermata dei Cyber Elf. Non abbiamo più bisogno del Transerver, possiamo nutrirli. Notate prego come è cambiata tantissimo la quantità di cristalli che gli dobbiamo dare, cioè 300. Un Cyber Elf in 0-1 richiedeva almeno 500 cristalli, ma proprio per quelli minori. Anzi, io non ho mai visto uno che ne richiedeva meno di 750. Quindi noi possiamo adesso parlare con il Pizzo oppure parlare con l'operatore, dove possiamo ritornare ai livelli precedenti. Fatelo solo dopo avrete fatto tutto quello che dovete fare. Adesso iniziamo la missione. Alla fine, lo so. Allora, possiamo scegliere tra 4 missioni. Io vi dico subito, iniziate con questa. Quella della Forest of Disease da Hyleg Orobocol. Un altro Ouroboros.
però loro boss il serpente si morde la gola, questo non si morde la gola, quindi non si sa, sempre in tigrezzo non si sa come gli dai i nomi ai... li chiamavo Maverick sempre nei video precedenti, però in realtà apparentemente si chiamano Mythos Reploids, chiamati Mythos per le traduzioni intelligenti. Sì, Zero 2 ha eliminato il vecchio sistema di Zero 1 dei livelli tutti collegati l'uno all'altro e si basa invece su livelli più tradizionali. Allora, qui c'è solo una cosa che dobbiamo fare per il momento: andare avanti, distruggere nemici come volete. Ricordatevi, i nemici distrutti contano per il grado, quindi non state senza distruggerli. Qui abbiamo pure un Cyberelf. Ashiro. Questi Cyberelf sono descritti da alcuni come il metodo migliore per raggiungere il grado A. Io non sono d'accordo, per me il grado A dovrebbe essere raggiunto con le abilità del giocatore e i Cyberelf dovrebbero essere utilizzati solo dopo che si è raggiunto il grado A in tutte le missioni e non è più necessario prenderlo. Allora, abbiamo qui questi nemici molto fastidiosi muniti di scudo. Qui abbiamo una sezione invece che ci richiede la Fiend Rod, quindi ecco qua, finito. Per fortuna questa era facile. Con la Fiend Rod possiamo anche togliere lo scudo a questi, che è ottimo. Aspettate sempre che stiano per lanciare la mazza ferrata, mazza chioda ferrata, prima di saltare, oppure toglietevi lo scudo. Procuratevi più vita che potete, distruggete i ragni e prendetevi i Cyberelf. Qui passate al Buster Shot e iniziate a caricarlo, perché abbiamo un mini boss, Pinopill. Mini boss facilissimo, tutto quello che dovete fare è rimanere qui e sparargli con il Buster Shot, non il Z Buster come lo chiamano da Zero 1. Prendetevi il Cyberelf e andate subito avanti. E qui c'è la parte di grinding. Qui dovete prendere questo blocco, tirarlo a voi e continuare a tirarlo a voi. 5, 6, 7. Dovete farlo una ventina di volte. Proprio per buona misura. E qui sono stupido io. Allora, ogni volta che morite ritornate al titolo, ricominciate il gioco, fate prima, perché la morte, una morte in questo gioco vi conta contro il punteggio della missione. Infatti le missioni più difficili credo che dovrò trovare un modo per registrare solo i tentativi usciti meglio.
Tutto questo non è necessario. Io lo sto facendo solo per completezza, perché questa dovrebbe essere una guida, quindi per me ha senso cercare di prendere tutto. Però se questa è la vostra prima partita, non cercate di ottenere forme, non cercate di ottenere abilità X. Cioè, provateci magari però una sola volta, perché non sono necessarie per finire il gioco. E rendono solo certi livelli molto peggiori. Ripeto, il fatto che dovete ricominciare da capo. Fate almeno una partita in cui cercate solo di prendere quello che riuscite al primo tentativo e non vi preoccupate del grado. E quando avete ormai preso dimestichezza con il gioco, allora potete provare a fare una partita in cui prendete o tutte le forme o tutte le abilità X. Una partita in cui le prendete tutte quante, tutte le forme e tutte le abilità X nella stessa partita. Aspettate almeno finché non avete finito il gioco per la terza o quarta volta. Io ripeto, l'ho fatto alla mia seconda partita, no, terza partita. Perché ti chiede una grande quantità di preparazione e di addestramento nei livelli. Anche se non sembrerebbe, mi sto facendo colpire in continuazione, però dovrei riuscire comunque ad arrivare alla fine. Alla fine il danno ricevuto non influisce tanto sul grado, quindi è possibile comunque arrivare alla fine senza problemi. Fino a che non fate capolate come quella che ho fatto io prima. Hop. Cioè, la schivata perfetta. No damage. Ottimo. Prendiamoci Putik. E si dice che questo elfo è raro. Perché lo è. Questo elfo, pensate un po', ci dà l'effetto di non morire istantaneamente contro le spine, la lava o cose simili. Il problema è che, come tutti i Cyberelf, ci toglie punti alla fine della missione se lo usiamo. Ho perso il conto, questo diciamo 12. Ok, ora tirate questi soldati, pure loro contano per quello che ci serve. E parlate con i soldati della resistenza per salvarli. Ce ne sono 5 e dovete salvarli tutti. Sono nascosti a volte dietro blocchi della Saint Road. Sono sempre nascosti nelle stesse posizioni, non sono casuali o cose simili. Qui fate questo. È un pochettino difficile questo salto, però credetemi, ne vale la pena. Tirate questo blocco a voi, state molto attenti perché quelle spine vi potete immaginare quello che fanno. Uccidete questo tizio
E sì, quello che abbiamo preso prima era un Subtank. I Subtank in questo gioco non sono tutti basati sui Sub-Elf, solo 2 su 4 lo sono. E questo per me non è un miglioramento, è di più, è qualcosa che da solo basta a rendere Zero Uno di gran lunga peggiore di questo gioco, solo per il suo non avere Subtank ottenibili subito e senza penalità soprattutto. Allora, siamo arrivati alla fine, prendetevi Buster Shot. Se è andato tutto bene dovrei aver ottenuto tutto quello che mi serve. Qui abbiamo Ailego Robocall che combatte su questo serpente enorme. Allora, colpitelo, allontanatevi da lui. Magari cercate di evitare il suo salto. Poi passate di qua. Stiamo facendo un po' schifo contro lui. Qui. Passate di qua e tagliatelo in due. Fine. Facilissimo come boss. Infatti credo che questo sia proprio il livello che ci si aspetta venga fatto per primo. Vediamo un po'. Bene. Ok. Ok. Ottimo il danno. 89 punti, grado A, Supreme Warrior. Abbiamo ottenuto la X skill di Ailego Robocall, il Laser Shot e una nuova forma si è risvegliata in Zero, la Power Form. Allora, e qui un'altra serie di spiegazioni, infatti dopo questo video, dopo questo livello finirò il video. Verrà più corto del solito probabilmente, però con tutte le spiegazioni che mi tocca fare ne ha via la voce. Poi avrò da fare in questi giorni, quindi vabbè, comunque X qui ci parla dei baby elves, degli elfi bambini, come quello che il soldato della resistenza ha recuperato, e del Dark Elf, l'elfo oscuro. Di cui questi elfi sono figli. Allora, cosa abbiamo qui? Qui abbiamo, come vedete, una nuova forma e un laser shot. Il laser shot al momento non lo possiamo utilizzare perché non possiamo caricare il buster fino al secondo livello, quindi per il momento non è utile, però se grindate abbastanza il buster sarete in grado di caricarlo al secondo livello, e per fortuna grindare le armi in questo gioco richiede meno tempo. Una cosa un pochettino più interessante al momento è questa, la forma che noi selezioniamo. Come vedete non possiamo averne due allo stesso tempo. Ogni forma ha tre parametri: Power, Defend, Speed. Power, attacco, Defend, difesa, Speed, velocità. Allora, e cambiano anche il colore di Zero, vedete adesso è viola. Cosa cambia qui? Vedete che Zero è diventato leggermente più lento a camminare. Se io passo all'altra forma è un po' più veloce. Anche la velocità dello scatto credo che sia diminuita. Il potere del suo attacco è diventato il doppio, del suo attacco con la spada almeno. E come vedete la sua combo è cambiata, non esegue più la combo normale, ma esegue solo il terzo
il terzo colpo della combo. Questo onestamente non mi piace tanto delle forme, il fatto che la maggior parte di esse cambiano la combo in questo modo. Però in realtà non è una cosa neanche che si nota più di tanto. E questa forma come l'ho ottenuta? Non l'ho ottenuta semplicemente dal livello, l'ho ottenuta perché ho soddisfatto una condizione fondamentale nel livello, appunto, che è stato tirare verso di me 30 blocchi con la chain rod, e questo ci permette di sbloccare la power form. Tutte le forme richiedono condizioni simili, per esempio c'è una forma che ci richiede di eliminare 50 nemici con il buster, c'è una forma che ci richiede di finire 20 nemici con il colpo aereo della spada, tutte cose simili. E soddisfarle mentre si ottiene un grado A può essere leggermente difficile, ma neanche più di tanto alla fine. Qui, se chiedete a Servo, lui introduce alla meccanica delle forme. Infatti qui ci dice delle abilità X, definire il boss quando abbiamo un grado alto. Il fatto che se usiamo solo il buster il suo potere aumenterà, e cose simili. Questo sistema compare solo in questo gioco e onestamente, per quanto mi riguarda, è bene così, perché per me viene rimpiazzato da qualcosa di molto migliore. Vabbè, finiamo il video. Se sentite attentamente potete sentire che Siella adesso ha delle clip vocali quando veniamo da lei. Ci dice che essenzialmente A, cioè solo A, bentornato e cosa? In giapponese A, Okairi e Nani. Vabbè, fine. Quanto ci abbiamo messo? 13 minuti e 24. Ok, per questo video è tutto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video. Se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto, così posso migliorare il contenuto. E noi ci vedremo nel prossimo episodio di Mega Man Zero 2. Ciao a tutti!